Bentornati fratelli di Tuberanza in questo nuovo unboxing della nuova espansione Turbo Crash del gioco di carte collezionabili Pokémon. Sotto il video della presentazione di questa nuova espansione vi siete un po' sbizzarriti sul quale mazzo tematico aprire per primo e alla fine avete scelto questo qui di Luxray. Quindi per questo video apriremo Luxray nel prossimo Greninja. E poi praticamente è appunto... No, è quasi ma impossibile riuscire ad aprirla normalmente senza distruggerla. Vabbè, purtroppo è andata così. Allora, tiriamolo fuori. Guardate Luxray che figo, raga. Guardate quanto è bellino. Adesso leggeremo anche tutti gli attacchi dei vari Pokémon, eh? Allora, apriamo. Qui, qua abbiamo il codice che ovviamente, ragazzi, non posso mostrarvi. E qui abbiamo Luxray che tra gli attacchi ha Morso che infligge ben 50 danni con due sole carte energia, non male. E Urlo Rabbia. Durante il prossimo turno il tuo avversario i danni inflitti dagli attacchi del Pokémon difensore sono ridotti di 20 prima di applicare debolezza e resistenza. Quindi praticamente comunque debolezza e resistenza contano ma infliggono 20 danni in meno. Dopo Luxray andiamo a vedere la monetina. Ed ecco qui la monetina di questo mazzo, ragazzi, che raffigura un Gyarados, anzi forse un Mega Gyarados, argentato. Guardate quanto è bellina. Comunque, allora, torniamo a noi. Qui ci sono i pacchettini, qui ci sono, vabbè, la lista delle carte di cui è composta questa espansione, dubito che vi interessi, i segnalini danno e il campo da gioco. Allora, mettiamo da parte tutto ciò che non ci serve più. E procediamo all'apertura del mazzo tematico. Ed ecco tutte le carte che troveremo all'interno di Luce Psichica, il mazzo tematico della nuovissima espansione Turbo Crash del gioco di carte collezionabili Pokémon. Sicuramente l'avrete già notato, la tipologia è psico-elettro, qui ci sono giusto due normali, non so che ce l'hanno messi a fa', qui ci sono carte allenatore, strumento, eccetera, eccetera, e qui le energie. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio quali Pokémon troveremo. Due Espur, Pokémon di tipo psico con 60 punti vita e con una energia potrà effettuare graffio. Un Meowstic, Pokémon di tipo psico con 90 punti vita e tra i suoi attacchi troviamo regalo energetico, assegna fino a 2 carte energia dalla tua mano a uno dei Pokémon in panchina. Psico Sparo con 2 energie infligge ben 40 danni. Due Onage, Pokémon psico con 60 punti vita e tra i suoi attacchi troviamo Pugnalata. Con un'energia psico metti un segnalino danno sul Pokémon del tuo avversario, praticamente infligge 10 danni. Due Doblade, Pokémon psico con 80 punti vita e tra i suoi attacchi troviamo Pugnalata a fondo, metti 3 segnalini danno sul Pokémon attivo del tuo avversario. Due Drowsy, Pokémon base con 70 punti vita di tipologia psico e tra i suoi attacchi troviamo Borbottio che infligge ben 10 danni e Intesiderio. Lancia una moneta, se esce testa questo attacco infligge 20 danni in più. Un Hypno, fase evolutiva di Drowsy con 90 punti vita, ovviamente di tipologia psico, e tra i suoi attacchi troviamo l'abilità Notte Ragazzi. Una sola volta durante il tuo turno, prima di attaccare, puoi lasciare entrambi i Pokémon attivi addormentati e con due energie potremmo effettuare Cozzata Zen, che infligge ben 50 danni. Due Scorupi, Pokémon base di tipologia psico con 70 punti vita e tra i suoi attacchi troviamo Missili Spillo. Lancia 4 volte una moneta, questo attacco infligge 10 danni ogni volta che esce testa. Due Blizzle o Blizzle con 60 punti vita di tipologia elettro e tra i suoi attacchi troviamo Carica Avventata. Questo Pokémon infligge 10 danni a se stesso ma ne infligge 20 al Pokémon avversario. Uno Zebstrika, fase evolutiva di Blizzle con 100 punti vita di tipologia elettro e tra i suoi attacchi troviamo un'abilità, Zona Elettrica. I danni degli attacchi dei tuoi Pokémon elettro non sono influenzati da alcun effetto presente sul Pokémon attivo del tuo avversario e con due energie troviamo Schianto Bolide che infligge 50 danni ma se il Pokémon attivo del tuo avversario ha resistenza al tipo
roccia, questo attacco infligge 60 danni in più. Due Electabuzz, Pokémon base di tipologia elettro con 70 punti vita, e tra gli attacchi troviamo Mega Pugno, con due energie infligge ben 20 danni. Due Electivire, fase evolutiva di Electabuzz con 110 punti vita di tipologia elettro, e tra i suoi attacchi troviamo Mega Pugno, con due energie infligge 30 danni, e Elettropugno, con 3 energie infligge ben 90 danni. 3 Shinx, Pokémon base di tipologia elettro con 60 punti vita, e tra i suoi attacchi troviamo Boato. Il tuo avversario scambia il suo Pokémon attivo con uno dei suoi Pokémon in panchina, e Tonfo, che infligge ben 10 danni. 2 Luxio, fase evolutiva di Shinx di tipologia elettro con 80 punti vita, e tra i suoi attacchi troviamo Morso e Fulmindenti. Lancia una moneta, se esce testa, il Pokémon attivo del tuo avversario viene paralizzato. Due Luxray, nonché Pokémon principale di questo mazzo tematico, fase evolutiva di Luxio con 140 punti vita di tipologia elettro, e tra i suoi attacchi troviamo Morso, con due energie infligge ben 50 danni, e Urlo Rabbia, che infligge 100 danni, ma durante il prossimo turno del tuo avversario i danni inflitti dagli attacchi dei Pokémon difensori sono ridotti di 20 prima di aver applicato debolezza e resistenza. 2 Glameo, Pokémon base con 60 punti vita, e tra i suoi attacchi troviamo Furbetto. Il tuo avversario prende una carta dalla sua mano e la mette in fondo al suo mazzo, e con due energie può effettuare Graffio, che infligge ben 20 danni. 2 Furugli, fase evolutiva di Glameo di tipologia normale con 100 punti vita, e tra i suoi attacchi troviamo Lacerazione e Presa Felina. Lancia una moneta, se esce testa questo attacco infligge 40 danni in più, se esce croce il Pokémon attivo del tuo avversario viene paralizzato. Passiamo alle carte strumento allenatore Mega Ball. Guarda le prime 7 carte del tuo mazzo. Puoi mostrare un Pokémon che hai trovato e aggiungerlo alle carte che hai in mano. Poi rimischia le altre carte nel tuo mazzo. Due carte allenatore strumento pozione. Cura uno dei tuoi Pokémon da 30 danni. Due carte allenatore strumento lettera del prof. Cerca nel tuo mazzo fino a 2 energie base. Mostrale e aggiungile alle carte che hai in mano. Poi rimischia le carte del tuo mazzo. Due carte allenatore aiuto tierno, pesca 3 carte. Una carta allenatore aiuto Shana, metti le carte che hai in mano nel tuo mazzo e rimischialo, poi pesca 5 carte. Una carta allenatore strumento Elisir Max, guarda le prime 6 carte del tuo mazzo e assegna una carta energia base presente tra quelle carte a un Pokémon base nella tua panchina. Poi rimischia le altre carte nel tuo mazzo. Una carta allenatore aiuto Lino. Fratelli, in questa carta c'è scritto un papiro per dire che praticamente potete evolvere qualsiasi Pokémon. Una carta allenatore strumento cintura furia lotta. Oggetto Pokémon. Assegna oggetto Pokémon a uno dei tuoi Pokémon che non ha già un oggetto Pokémon assegnato. Il Pokémon base a cui è assegnata questa carta ha 40 punti salute in più e i suoi attacchi infliggono 10 danni in più al Pokémon attivo del tuo avversario prima di aver applicato debolezza e resistenza. Una carta allenatore aiuto determinazione di Misty. Scarta una delle carte che hai in mano. Se lo fai, guarda le prime 8 carte del tuo mazzo e aggiungi una di esse alle carte che hai in mano. Poi rimischia le altre carte nel tuo mazzo. E allora fratelli, quelle che avete visto sono le carte presenti all'interno del mazzo tematico Luce Psichica dell'espansione Turbo Crash del gioco di carte collezionabili Pokémon. Inutile dirvi che è un mazzo pazzesco perché avete dei Pokémon Psico e dei Pokémon Elettro veramente assurdi, ma non sottovalutate Furugli. O Furugli, come preferite. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo unboxing di Acque Taglienti dell'espansione. Aspettate che lo giro che si legge meglio. Turbo Crash, il mazzo di Greninja, sempre qui su Tuberanza. Ciao!